Bene, buongiorno a tutti, ben arrivati. Diamo inizio alla sessione straordinaria del Question Time di questa mattinata. Iniziamo subito con l'interrogazione. L'oggetto 79, rivolto all'assessore Chianella, è presentato dai consiglieri Mancini e Fiorini. Ex FCU, mancata utilizzazione da parte di Umbria Mobilità di una rincalzatrice ferroviaria. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Ringrazio i consiglieri e prego loro di essere ligi ai tempi che gli sono assegnati. Prego, consigliere Mancini. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, buongiorno Assessore. Mi scuso per leggero ritardo, ma questa mattina sono arrivato qui a Perugia prendendo il nostro treno, partendo chiaramente 2:40 fa da Città di Castello, e sono arrivato poc'anzi salendo su un paio di autobus. Ancora una volta il tema dell'FCU, tema molto, molto sentito, in particolar modo nell'Alto Valle del Tevere, per via della mobilità utile che questa importante storica struttura svolge da ormai da più di un secolo, mettendo in comunicazione le comunità dell'Alta Valle del Tevere con la città di Perugia, ma ovviamente anche la città di Perugia verso Terni. Naturalmente questo tema c'è comunque egualmente a cuore, perché si stanno operando scelte, Assessore, da parte, ripeto, degli studenti dell'Alta Valle del Tevere, della loro destinazione universitaria, non prendendo in considerazione la città di Perugia, ma scegliendo altre opportune sedi facilmente più raggiungibili. E questo deve interessare in generale la nostra regione nel suo complesso. Quindi non è un tema solo territoriale, in particolar modo, ma in generale di un'economia che va fin anche a interessare l'aspetto universitario, con tutte le sue ricadute. In sintesi, arrivo alla questione, interrogo lei, Assessore, se è a conoscere, quindi se conosce, se ha conoscenza, dell'ammontare del canone mensile che Umbria Mobilità ha pagato in questi anni, quindi sarebbe utile anche snocciolare la cifra, nonché il tempo complessivo di questo utilizzato da questo mezzo per rincalzare i binari della nostra FCU. Binari che, tra l'altro, come lei ha ricordato, sono interrotti in più tratti a causa della manutenzione straordinaria. La rincalzatrice è una macchina che solleva i binari, ci mette della ghiaia sotto, quella che vediamo sotto le traverse, sotto i binari, serve a tenere stabile la struttura, e questa macchina è determinante per fare manutenzione, come si dice, ordinaria. Da quello che risulta a me, Assessore, è stato pagato e corrisposto un canone cospicuo, e voglio che lei ce lo comunichi, però i risultati sono totalmente deludenti, visto le interruzioni che operano lungo il tratto dell'FCU. Grazie. Prego, Assessore. Grazie, Presidente. Ma io cercherò di limitarmi a rispondere alla interpellanza, non facendo valutazioni, visto che il consigliere Mancini ha, diciamo così, fatto un'introduzione un po' folcloristica, tra virgolette. Ricordo al consigliere Mancini che questa amministrazione, questa giunta regionale, ha intercettato risorse che sono conosciute, che sono state portate a conoscenza dell'opinione pubblica in questi giorni, una quantità di risorse che non si vedevano più da 20 anni, forse i primi anni 90, questo è il dato. E qualcuno in questa aula sosteneva che, quando io dicevo che c'erano questi 51 milioni, che erano risorse virtuali, ecco, adesso sono risorse reali, non più virtuali. Ma veniamo alla interpellanza del consigliere Mancini. La macchina, ovviamente, noi rispondiamo avendo acquisito notizie dall'azienda che gestisce appunto l'infrastruttura. La macchina rincalzatrice oggetto dell'interrogazione è nella disponibilità di Umbria DPL Mobilità da molti anni e viene impiegata in lavori di rincalzatura e sistemazione della sede ferroviaria. Attualmente il canone annuo
di noleggio comprensivo anche della manutenzione periodica della macchina si aggira intorno ai 140.000 euro e si evidenzia che rispetto al passato tale onere è stato d'intesa con il proprietario sensibilmente ridotto con evidenti economie di spesa. La macchina rincalzatrice viene impiegata nella parte finale delle lavorazioni di manutenzione per riportare a valori di progetto l'armamento ferroviario, il livello del ferro e le quote di sopraelevazione, nonché per il mantenimento dei parametri caratteristici della linea, quindi il tempo di lavoro della rincalzatrice per le sue caratteristiche e la funzione a cui è destinata è subordinato alla movimentazione di carrelli che trasportano pietrisco lungo la linea. Aggiungo che è stato rinnovato questo contratto che precedentemente si aggirava intorno alle 200.000 euro nell'ottobre-dicembre 2015, quindi riducendolo sostanzialmente da circa 200.000 euro a 140.000 euro, appunto come dicevo prima. Nelle situazioni, nelle annate ordinarie, questa macchina viene utilizzata per mediamente 80 giorni l'anno. In questi ultimi anni ovviamente è stata utilizzata di meno per le note vicende dell'azienda, non avendo grandi disponibilità di risorse a disposizione. Detto questo, non è possibile ovviamente né rescindere né dare disdetta dello stesso contratto, perché appunto esiste un contratto ed esistono delle clausole che aprirebbero contenziosi rispetto a questo. Noi siamo fiduciosi perché con le risorse a disposizione ovviamente adesso potremo intervenire in maniera importante su questa infrastruttura e sulle diverse tratte oggi chiuse o tratte che necessitano di manutenzione. Grazie, prego consigliere Mancini. Ma io rimango esterrefatto dalle affermazioni, assessore, che lei chiama. La mia prefazione è folcloristica. Premetto che per uno della Lega essere, diciamo, attinente al folklore, diciamo, è una medaglia, perché noi siamo attenti alle tradizioni, essendo una forza politica che esalta le autonomie locali e il localismo, pur in un contesto federale, diciamo, essere folcloristici per me è essere, diciamo, una persona positiva. Quello invece che secondo me non siete folcloristici siete voi, perché spendete, se ho ben capito, 140.000 euro l'anno adesso, ma 200.000 negli anni precedenti, però con i risultati che tutti gli umbri hanno sotto gli occhi, cioè che i tratti, consistenti tratti dell'FCU sono chiusi, quindi non avete rincalzato un bel niente. Semmai che avete rincalzato qualche poltrona in capo alla gestione di Umbria Mobilità, questo ci sta, e anche lautamente pagato, la sostanza che c'entra i soldi dal governo, assessore, con quello che chiedo io, non ve lo dovrebbero dare i soldi il governo, perché se questi sono i risultati dovrebbero neanche darci un centesimo, e questo è la questione. E 80 giorni di uso medio annui, cosa vuol dire? Che l'adopriamo uno ogni tre giorni? Ci mancherebbe, vuol dire che uno, cioè se no avremmo tutte le macchine rincalzatrici in ogni ferrovia a riparare i danni, o come avere una macchina che fa asfalto ogni giorno davanti a casa, perché anzi sono fin troppi. Quello che mi sconvolge e apprende da lei, assessore, ma penso che sconvolga tutti i cittadini, sapere che abbiamo un contratto che non possiamo rescindere. Questa è la cosa ancora più grave. Io, ovvio che lei non l'ha firmato, assessore, e l'ha detto lei. E allora concludo dicendo che questo è un giornale molto seguito nella nostra valle, parlo anche un giornale di sinistra, molto di sinistra, e dice una bellissima battuta folcloristica: l'unica interruzione del treno tra Città di Castello e Umberti nei 130 anni di vita della ferrovia è stato determinato dalle bombe tedesche ed alleate nel 1944. Concludo io, e dalle balle del PD. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto 97. Vi ricordo che veramente con i tempi non ci siamo, perché sforare tre minuti con la prima interrogazione significa andare fuori veramente
per quelle che rimangono in coda. Si tratta di una interrogazione presentata dal consigliere De Vincenzi e rivolta all'assessore Cecchini. Sto un po' stravolgendo l'ordine, cercando di incrociare le presenze degli assessori e dei consiglieri, e quindi chiedo al consigliere De Vincenzi di pronunciarsi sull'oggetto 97, iniziative della Giunta regionale per tutelare e promuovere i prodotti agroalimentari tipici dell'Altopiano di Colfiorito e più in generale i prodotti agroalimentari tipici dell'Umbria. Grazie, consigliere. Grazie, Presidente. Buongiorno, Assessore. Prendo spunto da segnalazioni che mi sono arrivate da fuori regione lamentando una non corrispondenza fra i prodotti acquistati provenienti dalla nostra regione da aziende che hanno commercializzato questi prodotti, e così volevo porre all'attenzione questa situazione anche per inquadrare più complessivamente l'azione che sta portando avanti la Giunta sul settore. Praticamente a Colfiorito, come sappiamo, c'è un'azienda leader nel settore dei legumi e dei cereali, e questa azienda fornisce sul proprio sito una serie di indicazioni molto generiche sulla provenienza degli stessi prodotti commercializzati, ma facendo riferimento in maniera importante al territorio, laddove non solo si descrive il territorio, si descrivono anche le certificazioni, ma laddove si lascia intendere che questi prodotti, bene o male, provengono esattamente dal territorio. Ora, sappiamo bene che la zona di Colfiorito, in realtà, rispetto a quei quantitativi commercializzati, non è in grado di garantire la produzione, e però diciamo anche che sostanzialmente è il nome Colfiorito che permette anche un'ampia diffusione e una, diciamo, fiducia da parte dei consumatori stessi. Però molti di questi prodotti non hanno origine umbra, come è stampigliato rigorosamente nel rispetto della legge sulle confezioni stesse, prodotti che vengono dagli Stati Uniti, dal Canada e da quant'altro. Ora, a me è stato segnalato questo fatto perché la gente va a comprare un prodotto pensando che sia di Colfiorito, quando poi non lo è. Allora, io intendevo domandare alla Giunta, in un quadro di decennale crisi, che cosa stia facendo, soprattutto poi anche alla luce degli effetti del sisma, per diciamo anche in un quadro di ampia contraffazione dei prodotti italiani a livello anche internazionale, non solo poi quello che accade, come ho descritto, qui in Italia, però che cosa sta facendo concretamente per diciamo implementare, proteggere e promuovere i prodotti, e soprattutto quando questi prodotti sono in margine del territorio. Grazie. Grazie, consigliere. Prego, assessore. Ma naturalmente, per quanto riguarda la prima parte dell'interrogazione del consigliere, che mette in discussione la correttezza di un'azienda nella promozione e commercializzazione di prodotti alimentari, laddove ci siano informazioni legate a qualsiasi tipo di frode, non è la regione che ha competenza su questo, casomai il nucleo antisofisticazione. Non credo ci può essere leggerezza su questi temi laddove si è in possesso di notizie o di argomenti che riguardano appunto la corretta gestione di alimenti e che riguarda la sfera della commercializzazione. Bisogna darne segnalazione alle autorità competenti. Chiusa questa, che non è una parentesi, ma è una precisazione doverosa, l'amministrazione regionale naturalmente agisce nel rispetto delle normative europee per la promozione e anche per il sostegno dei singoli territori e delle singole aree e produzioni. È fatto divieto dalla Commissione europea promuovere e sostenere un singolo produttore o un singolo prodotto, ma ci sono risorse e misure ben precise invece per sostenere
gli agricoltori, i produttori, laddove si mettono insieme, laddove costituiscono consorzi, laddove appunto fanno un'opera di promozione del territorio e delle produzioni, in questo caso la Regione attraverso le risorse comunitarie interviene. Nell'area di Colfiorito, perché mi pare che l'area in oggetto sia soprattutto questa, insistono due IGP, quella della lenticchia e quella della patata rossa. Noi per sostenere le produzioni agroalimentare, le produzioni agricole di qualità in Umbria agiamo con più misure. La misura 3, che consente sia di sostenere le spese che inizialmente singoli produttori possono avere per l'avvio della certificazione o comunque per il riconoscimento di produzioni di qualità, e un bando per il sostegno nella promo e commercializzazione. Sono aperti questi bandi, mi risulta che fin qui non sia pervenuta nessuna domanda d'aiuto da alcun produttore che appartiene ed è residente in quel territorio. Questo vale anche per quanto previsto dalla misura 16, la 16.1 se non erro, che prevede la possibilità anche qui di produttori che si mettono in rete fino ad un massimo di 70 km per promuovere attraverso un progetto che dà la possibilità di promuovere anche il territorio rurale e anche altri tipi di vocazione. C'è la possibilità appunto di sostenere la promozione di prodotti agricoli e in questo senso mi par di capire che nelle svariate parti dell'Umbria hanno realizzato belle progettazioni e partecipato al bando. Anche in questo caso non mi risulta che dall'area di Colfiorito sia arrivato alcun progetto. Questo per affermare che gli strumenti che la Regione mette a disposizione ci sono, anche con coperture finanziarie, sono nel rispetto delle normative europee, poi sta la singola, le singole imprese o i singoli territori cogliere le opportunità che appunto provengono dalla programmazione comunitaria, perché singolarmente appunto come istituzioni noi non possiamo intervenire nel singolo prodotto e nella singola azienda. Grazie Assessore, prego Consigliere per la replica. Sì, io prendo atto di quello che ha illustrato, dell'illustrazione dell'assessore. Devo dire che io non ho fatto riferimento a frodi o cose del genere, io ho semplicemente sottolineato, assessore, mi ascolti, io semplicemente sono partito da una segnalazione che mi è stata fatta da fuori regione, per cui ho detto semplicemente che la gente è rimasta male nell'accorgersi, pensando di acquistare un prodotto di Colfiorito che in realtà venisse dagli Stati Uniti o dal Canada, punto. Sono partito da questo aspetto come un evento per, diciamo, caratterizzare meglio la domanda che le volevo fare, e cioè quanto si impegna la Giunta nel promuovere, nel garantire una serie di tipicità che sono della nostra regione, ma che sono il vanto, ma che sono anche quel biglietto da visita che ci permette di andare fuori. Allora, nel momento in cui si creano questi quadri che ho descritto, la domanda era che tipo di azione abbia svolto o svolga la Giunta. Prendo atto che cioè si adatta soltanto a garantire l'applicazione delle norme in relazione alle questioni che ha illustrato, soprattutto in riferimento alle misure europee e quant'altro, però io credo che da questo punto di vista la Giunta debba fare uno sforzo aggiuntivo e magari coordinarsi meglio e affrontare queste tematiche con i produttori affinché non avvengano, diciamo, confusioni di questo genere, perché è nell'interesse complessivo della Regione avere biglietti da visita che ci portano fuori anche all'estero. Grazie. Grazie. Allora proseguiamo, passiamo all'oggetto numero 107. Qui si tratta di un'interrogazione presentata dai consiglieri Liberati e Carbonari e rivolta all'assessore Bartolini, di cui è incaricata di rispondere appunto l'assessore Cecchini.
Infiltrazioni mafiose e ndranghetose in Umbria alla luce delle ultime scoperte degli inquirenti, sistemi di prevenzione adottati dalla Regione Umbria nei propri campi di competenza e meccanismi di coordinamento con altri livelli di governo per la prevenzione e repressione del fenomeno. Prego, consigliere Carbonari. Grazie Presidente. Sì, dunque questa interrogazione fa seguito alle notizie che abbiamo tutti quanti appreso dai giornali preoccupanti su queste infiltrazioni mafiose ma di una particolare associazione che appunto sarebbe l'Ndrangheta nella nostra regione. Ora sembrerebbe appunto che ci sono c'è una penetrazione da alcuni anni nel nostro tessuto economico e sociale. Forse, secondo dei magistrati, dovuto al fatto che sembra che ci sia una scarsa percezione della possibilità che nel nostro territorio appunto ci siano queste infiltrazioni. In effetti, appunto, il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, Luigi De Ficchi, in occasione di una conferenza stampa tenutasi recentemente della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, ha affermato pochi giorni fa proprio, che in Umbria c'è una lenta penetrazione, in particolare economico-finanziaria, da parte della criminalità organizzata. L'unica possibilità di combatterla è quella di contrastarla dal punto di vista patrimoniale con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Queste parole, peraltro, erano già state in parte, prima delle espressioni del dottor De Ficchi, espresse dal procuratore capo della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri. Quindi il problema effettivamente esiste, la percezione che abbiamo noi tutti i cittadini, anche se erano sempre voci di corridoio, era una percezione che recentemente quindi è stata avvalorata da queste dichiarazioni. E allora, considerato appunto che la nostra regione tra i vari settori economici c'è appunto ha specifica competenza ai sensi della normativa di quell'articolo 117 della Costituzione e della normativa europea nazionale, in particolare riferimento alla programmazione e gestione di consistenti finanziamenti pubblici europei nei vari settori economici. E allora noi vogliamo sapere se e come verranno organizzati e potenziati anche, direi, i sistemi di controllo preventivo e successivo, in particolare auditing, posti in essere dagli organi competenti regionali. Sappiamo che esiste un'autorità di controllo di secondo livello composta da uno staff di 12 persone e, visto appunto questo grave, gravissimo direi, pericolo che la nostra comunità sta vivendo, noi vogliamo sapere se sono stati potenziati oppure quali sono le azioni che verranno poste in essere per potenziare questi controlli onde evitare o perlomeno limitare in qualche modo queste infiltrazioni. Grazie. Prego, assessore. Sì, rispondo per il consigliere Bartolini, trattandosi tra l'altro di un'interrogazione che riguarda l'insieme delle procedure che controllano l'erogazione dei flussi di finanziamenti che riguardano il piano di sviluppo rurale, ma anche il fondo sociale europeo, quindi tutta la programmazione comunitaria, sapendo che peraltro l'Umbria è una regione che mediamente ha risorse importanti da mettere a disposizione. Naturalmente la regione garantisce la legalità attraverso il rispetto di quelle che sono le regole e le norme vigenti, sia quelle comunitarie che quelle nazionali, e ci mette qualcosina in più attraverso le convenzioni, ad esempio, che ha stipulato con la Guardia di Finanza a livello regionale, che consente uno scambio di informazioni continua, vigilanza, collaborazione e convenzione che è durata per tutta la passata programmazione e che è in corso di riscrittura, diciamo, per la programmazione in corso. Come agisce la Regione? Attraverso appunto quello che stabiliscono le norme generali, quindi fondi strutturali. La trasparenza dei fondi strutturali sono garantiti da tre soggetti: l'autorità di gestione,
che è responsabile della gestione e attuazione del programma, l'autorità di certificazione, che è responsabile della corretta certificazione, e l'autorità di audit, che garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di controllo e su campioni adeguati di operazione sulla base di spese dichiarate. E, oltre a questo, dicevo prima, c'è il protocollo d'intesa con il Comando regionale della Guardia di Finanza, ma anche con l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dell'Umbria nell'ambito dei controlli in materia di finanziamenti di fondi strutturali. Tale convenzione, che è stata operativa in questi anni, è in fase di rinnovo per il periodo 2014-2020, prevede un periodico scambio di dati almeno annuale concernente l'elenco dei beneficiari raggiunti dai finanziamenti comunitari, la segnalazione di tutte le casistiche rilevate nello svolgimento delle proprie funzioni ispettive e di vigilanza, che possono configurarsi come violazione di natura amministrativa in campo tributario ed economico-finanziario, gli esiti delle iniziative eventualmente intraprese ai fini dell'avvio delle operazioni di recupero delle somme indebitamente erogata. L'autorità di gestione e di audit si avvalgono per l'espletamento delle varie fasi delle proprie attività della procedura informativa della Camera di Commercio denominata Telemaco. E tale sistema permette di verificare la reale compagine delle società beneficiarie, le dimensioni, fatturati e i collegamenti con altre società controllanti o controllate e, ove necessarie, i bilanci e gli statuti delle stesse. Dal prossimo mese entrerà in funzione il Registro Nazionale degli Aiuti. Si tratta di una banca dati gestita dalla Direzione Generale Incentivi alle Imprese del Ministero, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti di Stato, garantendo il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. Nell'ambito della lotta alla frode e alla irregolarità, la Commissione europea ha predisposto uno strumento specifico di estrazione dei dati, chiamato Aracne, affinché le autorità di gestione e le autorità di audit dei vari programmi operativi possano individuare i progetti potenzialmente esposti a rischio di frodi, conflitti di interesse e irregolarità. Una sorta di ragnatela, chiamiamola così, a livello europeo, che può consentire ad ogni singola autorità di gestione di poter controllare appunto su altri sistemi le varie irregolarità. C'è inoltre, e qui concludo, un coordinamento a livello nazionale e comunitario, dove è presente anche la Regione dell'Umbria, i rappresentanti delle autorità di gestione, certificazione ed audit di alcune regioni nominati dalla Conferenza Stato-Regione, fanno parte del sottocomitato di gestione e controllo per i fondi comunitari presieduto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e l'Umbria ne fa parte. Naturalmente questo non esclude che ci possano essere comunque fenomeni che sfuggono ai controlli. La verità è che crediamo di aver fatto il nostro dovere nel mettere in atto tutto quello che appunto la normativa consente ad una pubblica amministrazione. Bene, proviamo a chiudere velocemente questa... Sì, la risposta sì, ma con i tempi sia lei che l'assessore siete andati veramente fuori. Prego, proviamo a tenere... Sì, allora, la ringrazio della risposta esauriente, però vede, io ho avuto modo di appurare il sistema, di chiedere delle informazioni dialogando con questo staff di componenti di questo sistema di audit. Devo dire la verità che parlare così, io diciamo ho bisogno e credo che tutti noi abbiamo bisogno di numeri. Ora, non voglio ora dire che era inefficiente assolutamente, perché ho fatto proprio un'interrogazione per chiedere numeri veramente, ovvero quanti controlli vengono eseguiti. Le posso dire che per quanto mi hanno dichiarato gli uffici della regione, sembra che la percentuale di controllo di secondo livello sia uno 0,0 virgola. Allora capisce giustissimo che nulla impedisce che ci possano essere infiltrazioni, però se i controlli sono molto pressanti e non ci attestiamo su uno 0,0 virgola, ma arriviamo a percentuali tipo 20-30%, allora forse una parte di questi fenomeni potremmo tutti quanti intercettarla e escludere appunto queste infiltrazioni. Non appena avrò conoscenza completa del sistema, poi informerò tutti i consiglieri e presenteremo anche una proposta per migliorare, che venga fatta magari proprio da tutti i consiglieri, per migliorare il sistema dei controlli.
che sono convinta che neanche voi in qualche modo vogliate che la nostra regione diventasse in qualche modo un territorio di speculazioni. Quindi farò questa proposta e tutti insieme ne discuteremo. Per il momento grazie. Allora, passiamo adesso all'oggetto numero 102. Qui a essere interrogato l'assessore Chianella e a porgere l'interrogazione sono i consiglieri Casciari e Leonelli. Futuro del servizio di mobilità notturna Perugia-Gimo Giovani in Mobilità, al termine della fase di sperimentazione. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Chi presenta l'interrogazione? La consigliera Casciari, prego. Sì, grazie Presidente. Questa interrogazione presentata insieme al collega Leonelli è tesa appunto a, così, a fare una sintesi di quello che è stato il progetto GIMO, che ricordo ai colleghi consiglieri è stato approvato con la deliberazione 105 del luglio 2016 da quest'Aula a seguito di un ordine del giorno che la Giunta ha fatto proprio, mettendo proprio in campo una sperimentazione sulla base di un progetto che è stato presentato dai rappresentanti degli studenti dall'Università degli Studi di Perugia, da ADISU, e che appunto la Regione ha finanziato per intero, servizio che è partito il 7 aprile 2017 e che, ricordo, nell'acronimo Perugia GIMO sta appunto per Giovani in Mobilità, è italianissimo, Giovani in Mobilità per chi è di fuori Perugia. Questa sperimentazione è partita appunto all'inizio di aprile con due linee che hanno collegato le principali zone della città, zone universitarie da San Sisto a Ferro di Cavallo fino ad arrivare a Monteluce, collegando il centro storico, e in esercizio tutte le serate di venerdì e sabato nella fascia oraria appunto 22-2. È stato pensato principalmente per le esigenze degli universitari, pensato dagli universitari per gli universitari, ma in realtà è rivolto a molti utenti, turisti e cittadini che intendono usufruire delle attività culturali e sociali della città senza utilizzare l'auto privata. Sono previste 9 corse per ogni linea con una partenza ogni 30 minuti e alla metà della sperimentazione, cioè 6 settimane dall'inizio e a 7 dalla fine, Bus Italia ha ufficializzato i primi numeri relativi all'affluenza e all'utilizzo di tale servizio e che hanno mostrato una buonissima risposta della città con ben 1874 utenti nelle serate con una media di 312 viaggiatori. Da sottolineare naturalmente che è partito anche in un periodo con condizioni climatiche diciamo abbastanza sfavorevoli e che il trend sicuramente in queste ultime settimane sarà maggiormente positivo. Credo che sia un servizio essenziale per una città fondamentalmente universitaria che deve potenziare ancora di più i servizi di welfare per gli studenti. Una città che subisce, lo abbiamo visto anche dai numeri, competizioni di importanti università, diciamo altre importanti università italiane, e che sicuramente ha un beneficio fondamentale per un tema molto caro ai perugini, ma non solo, che è quello della sicurezza e della sicurezza anche del centro storico, e quindi garantisce una presenza forte dei giovani in centro storico e naturalmente anche l'aspetto della sicurezza per chi utilizza un mezzo pubblico nel tornare senza utilizzare l'auto propria. Tempo, come detto, il progetto il 30 giugno avrà termine e quindi chiediamo alla Giunta, in particolare all'assessore Chianella, che è stato così sensibile poi anche da promuovere, lo ricordo, con fondi interamente regionali, quale sia appunto l'intenzione della Giunta nel riconfermare eventualmente questo servizio nell'apertura del prossimo anno accademico e quale potrebbe essere anche il contributo in questo caso del Comune di Perugia. C'è una sperimentazione prevista a settembre anche per il Comune di Terni che ancora deve essere avviata e quindi come intenderà diciamo garantire questo importante servizio di welfare agli studenti.
Grazie, prego l'assessore Chianella. Grazie Presidente. Allora io ricordo velocemente e in maniera sintetica che le prime interlocuzioni che noi avemmo con l'università e con i rappresentanti degli studenti, l'indicazione era quella che questo servizio dovesse ricadere nell'ambito del piano urbano del traffico del Comune di Perugia e quindi se del caso il Comune di Perugia avrebbe dovuto rimodulare, diciamo, i servizi inserendo questa sperimentazione. Poi è accaduto che c'è stato questo ordine del giorno che di fatto ha impegnato la Giunta a intervenire e a finanziare in forma sperimentale questo servizio per un periodo ancorché breve, ma non utilizzando fondi regionali, ma utilizzando una parte del fondo regionale dei trasporti, quindi che deriva dal fondo nazionale. Quindi questo bisogna dirlo per precisazione, diciamo, dei termini e della questione. I numeri sono questi, io adesso non faccio altro che elencare i numeri. Noi abbiamo, a fronte di 8 fine settimana, quindi è più aggiornato questo rispetto a quello che cita il consigliere nella sua interpellanza, noi abbiamo avuto 2703 presenze con una media nel fine settimana di 338 utenze, le quali ovviamente andrebbero suddivise per le 9 corse nelle due serate, quindi 9 e 9, 18 significa nelle 36 corse, quindi tecnicamente noi avremmo una presenza di 9/10 persone ogni corsa, questo è il dato. Ora, rispetto al trend che c'è stato, l'ultimo fine settimana abbiamo avuto per esempio un numero più alto di 441, noi dovremmo arrivare a fine sperimentazione, cioè a fine luglio, presumibilmente con quasi 4.000 presenze, tra virgolette. 4.000 presenze, fine giugno, esatto, 30 giugno. Ah, ho sbagliato, scusi, fine giugno, 30 giugno, sì, beh, vabbè, è stato un... 4.000 presenze e questo servizio sperimentale è costato sulla città di Perugia 40.000 euro, quindi lascio a voi ovviamente la valutazione dei numeri. Direi che al momento non facciamo previsioni, nel senso aspettiamo ovviamente 30 giugno, ovviamente verificheremo i numeri precisi al 30 giugno e avremo 2-3 mesi di tempo prima della riapertura della, dei corsi universitari per poter valutare questa cosa. Su Terni invece questo servizio si svilupperà sostanzialmente a settembre-ottobre, a ottobre mi sembra. Quindi questo è un po' il dato, noi diciamo che sul servizio ovviamente diamo un giudizio positivo, che però questa cosa dovrebbe rientrare nell'ambito del piano urbano del traffico, perché questo è un servizio di trasporto pubblico locale, ancorché dedicato a una categoria speciale che è quella degli studenti. Quindi al momento non faccio previsioni, non do indicazioni, restiamo a fine giugno ai numeri definitivi e poi valuteremo tutti quanti insieme. Grazie. Niente per la replica, grazie consigliere. Ma, dunque prendiamo atto che la Giunta valuta come positiva questa esperienza, quindi mi pare che queste sono le parole usate dall'assessore e già sono un punto di partenza. Prendiamo anche atto del fatto che da che mondo a mondo il trasporto pubblico non è fatto per guadagnarci, ma è fatto per dare un servizio, diciamo. Quindi penso che i numeri siano dignitosi, se la media è di 10 persone a corsa, sfido io a girare gli autobus della città di Perugia a vedere 10 persone di media sugli autobus, quindi penso che su questo ci sia una valutazione di merito positiva, oltre che il fatto che chiaramente è una cosa che è nata per rafforzare l'idea di una città universitaria, per un servizio che è rivolto agli studenti, ma non solo agli studenti, perché tutti possono usufruirne. Peraltro mi permetto di dire che oltre ai numeri dei ticket ci sono anche probabilmente gli abbonati, che non è che timbrano il biglietto, ma in quanto abbonati hanno l'abbonamento globale per girare un po' in tutte le corse. Quindi dal punto di vista, credo, della valutazione emerge un quadro positivo, siamo contenti di questo, sia che il consigliere, che la consigliera Casciari, che
facemmo questa proposta l'anno scorso, prendiamo atto che la giunta regionale ha dato seguito, dopodiché rimane una partita aperta. Rimane una partita aperta perché da che mondo a mondo le sperimentazioni più sono forti, tanto più vengono condivise nel tempo con la comunità. Qui si parla di pochi mesi, c'è un atto formale della Presidente del Consiglio degli Studenti, che è comunque un'autorità eletta da tutti gli studenti, che chiede un incontro, un tavolo tra Comune, Regione e ADISU per rafforzare e ripartire con questo percorso. Penso che da lì si debba partire, anche con un confronto con il Comune di Perugia, che chiaramente dovrà minimamente, penso, tenere conto delle esigenze della Regione, in particolare degli studenti, in particolare quelle poste dall'Agenzia per il diritto allo studio, nel elaborare le politiche per il traffico locale. Abbiamo visto sì che c'è il mini metro aperto la sera, il sabato nei mesi di luglio. È chiaro che tutta questa partita però sarà incentrata sul prossimo anno accademico, quindi a settembre-ottobre. Quindi penso che su questo la giunta regionale debba accogliere questa richiesta ufficiale della Presidente del Consiglio degli Studenti di partecipare a un tavolo per mettere in campo una proposta organica che rafforzi e potenzi il servizio già sperimentato. Grazie consigliere Leonelli. Ecco, riprendiamo adesso l'ordine del question time e partiamo con l'oggetto 82. Un'interrogazione presentata dal consigliere Smacchi all'assessore Barberini, corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento di attività di emergenza sanitaria, intendimenti della giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere. Grazie presidente, buongiorno a tutti. Allora, il concreto bisogno, assessore, di impiego di personale medico adeguatamente formato nei servizi di emergenza territoriale sta diventando sempre più una necessità da affrontare per i sistemi sanitari regionali. Accanto alle scuole di specializzazione universitarie in medicina di emergenza urgenza, in Umbria vengono messi a concorso 7 posti l'anno, di cui 3 riservati ai medici già a ruolo e uno di questi 7 posti finanziato dalla Regione Umbria. Dicevo, accanto alle scuole di specializzazione, molte regioni, fra le quali le Marche, il Piemonte, l'Abruzzo, la Puglia, la Toscana, l'Emilia-Romagna, la Calabria, hanno previsto nei loro piani formativi e oggi stanno concretamente attivando dei corsi di formazione per il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di emergenza territoriale al fine di avere figure mediche preparate per il servizio del 118. Attraverso questi corsi, assessore, è possibile formare direttamente il personale medico senza ricorrere a medici formati in altre regioni. Ora ricordo che le scuole di specializzazione, in particolare nella nostra regione, è partita la scuola nel 2008 e attualmente sono stati formati e specializzati circa 20 medici. Invece l'unico ed ultimo corso organizzato dalla Regione Umbria in materia di emergenza-urgenza risale ai primi anni 2000, ossia subito dopo l'entrata in vigore del 118 avvenuta il 29 marzo 1999. Tutto ciò premesso, assessore, la interrogo proprio al fine di capire se c'è intenzione da parte della Giunta regionale di attivare questi corsi al fine di potenziare e rendere ancora più qualificato il nostro servizio di emergenza territoriale. Grazie. Prego, assessore. Sì, da parte dell'amministrazione regionale, per quanto riguarda l'attività di emergenza-urgenza, c'è massima attenzione. Le risposte verranno fatte attuate attraverso percorsi di riorganizzazione, un potenziamento, attività di collaborazione e ovviamente attività di formazione. Per quanto riguarda il corso di formazione tendente a ottenere il conseguimento per l'idoneità allo svolgimento di attività di emergenza sanitaria, in effetti l'ultimo corso che si è svolto in questa regione è un corso abbastanza datato e ci vi è la necessità di intervenire rapidamente. Rappresento che nella passata legislatura la giunta regionale con delibera numero 252 del 10 marzo 2015 non aveva inserito queste attività nel piano di formazione
ma questo assessorato già dall'inizio di quest'anno ha chiesto alle aziende sanitarie di rappresentare la necessità di intervenire e di capire se c'è un obbligo, una necessità sull'attivazione di questi percorsi formativi. Alla luce della positiva risposta e quindi sulla necessità di avere e attivare questi percorsi, è intenzione dell'assessorato di ripristinare questo, inserire questa attività nel percorso formativo 2018-2020, percorso formativo che sarà messo allo studio già da settembre del 2017 e con possibilità di anticipare già il primo corso alla fine di quest'anno. Quindi diciamo i termini sono questi, stiamo cercando in qualche modo di dare una risposta ad una esigenza che ormai direi è abbastanza certificata e conclamata. Prego, consigliere Smacchi. Grazie assessore, sia per la sensibilità rispetto a questo tema, sia per la sua risposta, in quanto la particolarità di questi corsi che vengono svolti nelle altre regioni è che sono nella maggior parte dei casi riservati ai propri residenti. Questo fa sì che da un lato si ha una specie di corsi che possono essere posti in essere soltanto con riferimento ai medici iscritti all'ordine della regione di appartenenza. Dall'altro lato però questi medici, una volta formati, possono andare a lavorare anche nelle altre regioni, e questo è quello che sta succedendo anche nella nostra regione. Ad esempio, un caso fra tutti, al pronto soccorso dell'ospedale di Gubbio Gualdo Tadino c'è una dottoressa che è stata formata con un corso presso la regione Calabria e adesso legittimamente lavora presso una delle nostre strutture sanitarie. Quindi credo che l'anticipo che lei ci ha prospettato è opportuno e le chiedo di seguire questo tema in maniera accurata, in modo tale che, come ha fatto la regione Marche, che addirittura ha fatto un bando per 100 medici, abbiamo la possibilità a partire dal 2018 di avere dei nostri medici formati attraverso corsi presso la nostra regione. Grazie. Grazie. Allora andiamo avanti con l'oggetto 104. Si tratta di una interrogazione presentata dal consigliere Squarta e rivolta all'assessore Barberini. Chiarimenti urgenti sulla mancata erogazione dell'assistenza indiretta di cui alla deliberazione della Giunta regionale 454 del 21 aprile 2017. Sperimentazione temporanea di interventi di assistenza indiretta per favorire la permanenza a domicilio di persone con gravissime patologie invalidanti associate a malattia rara. Prego, consigliere Squarta. Sì, grazie Presidente. Io ho voluto fare questa interrogazione proprio per avere chiarezza su dei fatti che mi sono stati riferiti da alcuni familiari di disabili gravi avvenuti nei distretti della nostra regione, in particolar modo nel nostro capoluogo. Io avevo accolto positivamente, l'assessore Barberini lo sa, dinanzi a questioni di questo tipo per me non esistono distinzioni tra destra e sinistra, la deliberazione numero 454 del 21 aprile 2017, che prevedeva questa sperimentazione temporanea di assistenza indiretta per favorire la permanenza a domicilio di persone con gravissime patologie invalidanti associate a malattia rara. Parliamo di un assegno mensile di circa 1.200 euro per questi familiari, a partire dal 1 maggio fino al 30 aprile, attraverso ovviamente una verifica da parte dei distretti di competenza, appunto competenti a verificare qualora appunto i soggetti ne avessero bisogno. Un intervento integrativo che non prevedeva né limiti di reddito né limiti di età da parte dell'assistito, quindi noi avevamo visto con grande favore questa misura, questa delibera che era stata attuata dalla Giunta. Poi però scopriamo qualcosa dell'assurdo, che non uno ma più familiari di questi malati che si sono rivolti ai distretti, in particolar modo del Comune di Perugia, sociosanitari, gli è stato risposto che non ne sapevano nulla, che non sapevano nulla di questa delibera, che a qualcuno addirittura gli ha detto sì, lo sappiamo, però non ci sono i soldi, perché sai, l'assessorato aveva previsto che erano 30 o 40 malati, poi in realtà sono molto di più, quindi non ci sono i soldi. Allora io su questo punto voglio avere chiarezza, perché anche questo personale pagato da tutti noi che rivolge questi ruoli così importanti deve capire uno con chi ha a che fare, con delle persone che hanno dei problemi seri.
e che quindi quando questi familiari vanno a rivolgergli queste domande devono avere almeno l'accortezza, uno, un po' di sensibilità quando vanno a rispondere a questi malati, e due, approfondiscono, vanno all'assessorato, prendono la delibera e spiegano che magari ci sono dei tempi tecnici per cui l'assegno non può essere erogato, e approfondiscono perché sono pagati da tutti noi affinché svolgano questo ruolo. Quindi io per questo ho fatto questa interrogazione, proprio perché avere chiarezza, perché sono stati veramente dei crasi di una gravità inaudita. Prego, Assessore Barberini. Ma su questo tema credo che c'è troppa sensibilità per parlare per sentito dire. La Giunta regionale, con la delibera 454 del 21 aprile, quindi non del secolo scorso ma di poco tempo fa, ha sostanzialmente potenziato i servizi di assistenza in diretta al fine di supportare le famiglie per gestire, aiutare, essere vicine ai familiari affetti da gravissima disabilità associata a malattia rara. Tali patologie si evidenziano già spesso già dalla nascita e possono purtroppo perdurare per alcuni anni e difficilmente sono, diciamo, situazioni in qualche modo reversibili. Quindi abbiamo provato questa attività, questo sostegno in qualche modo per cercare di essere maggiormente vicini a chi si trova in una situazione di profonda difficoltà e di profondo disagio. La delibera, come detto, è del 21 aprile, forse l'audacia è stata quella nel dire di renderla immediatamente operativa, perché dal primo maggio di fatto è operativa in una fase sperimentale di un anno. La delibera è andata sul BUR solo il 10 di maggio, ma è stata approvata, ripeto, il 21 di aprile, e già dal 10 maggio è stata avviata e comunicata a tutti i distretti, a tutte le aziende sanitarie competenti, è stata comunicata la suddetta delibera. Non solo. Successivamente abbiamo già stato inviato dall'assessorato a tutte le aziende, alle due aziende sanitarie territoriali, il facsimile di domanda per l'accesso all'assegno per la non autosufficienza deliberato, appunto previsto da questa delibera. Ed ancora contestualmente sono stati richiesti alle ASL di quantificare esattamente i soggetti che hanno presentato questa domanda e che possono essere destinatari dell'intervento, e questa ricognizione dovrà essere attuata entro il 31 luglio prossimo. Nella sostanza oggi è pienamente operativa, è pienamente efficace la delibera e le aziende sanitarie sono state edotte ed informate sull'iter per poter disporre di questo intervento. Grazie Assessore, prego Consigliere Squarta per la replica. Allora io cosa contenesse la delibera lo conoscevo bene e, come ho detto prima, avevo anche dato il mio sostegno all'assessore che aveva appunto adottato questa delibera. Il problema è un altro: lei prima ha detto che il 10 di maggio questa delibera è stata comunicata ai distretti. Io ho avuto diverse segnalazioni di famiglie recatasi a fine maggio, due settimane fa, in questi distretti, dove degli operatori, a questo punto definisco anche incompetenti, hanno detto che non esisteva la delibera. Allora io le chiedo, affinché quello che ha detto lei prima possa essere veramente oggetto di una cosa seria, di comunicare ai distretti che non possono avere questi atteggiamenti, perché abbiamo a che fare con delle persone che vivono in situazioni drammatiche. Quindi, se è operativa, che non si permetta mai più nessun operatore pagato da tutti noi a rivolgersi in questa maniera a delle persone che sono oggettivamente in difficoltà. Grazie. Passiamo all'ultima interrogazione della mattinata. Si tratta dell'oggetto 105, un'interrogazione presentata dal consigliere Solinas, rivolta anche questa all'assessore Barberini. Richiesta di modifica del servizio di ritiro online dei referti degli esami di radiologia e degli esami diagnostici di anatomia patologica. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Solinas. Grazie, signora Presidente. Assessore, le voglio leggere velocissimamente
3 referti istologici che mi sono arrivati dall'anatomia patologica stamattina dal servizio dell'azienda ospedaliera. Il primo riguarda una biopsia della mammella, reperto compatibile con carcinoma di tipo mucinoso. Il secondo una biopsia del colon, infiltrazione di carcinoma ad anello con castone. Il terzo è un referto di una TAC, riguarda un referto quindi radiologico. Lesioni espansive multiple a carattere metastatico del lobo destro, lesioni da carcinoma. Ecco, questa tipologia di referti sono attualmente ritirabili dal paziente di persona con un PIN dal computer. Quindi immaginate quello che può succedere nella psiche di una persona che ritira un referto di questo genere. Parliamo di situazioni che creano disperazione, creano angoscia se va male. In altre situazioni, come mi è stato riferito, il paziente va col copia e incolla su Google e va a cercare il significato di termini tipo displasia o neoplasia. E quindi si fa una impressione propria e ovviamente, a parte l'angoscia, a parte la disperazione, si innesca, e questo lo dico anche per esperienza abbastanza diretta, un meccanismo di ricerca di conforto con ulteriori esami, con consulti specialistici, quindi spese, si va a girare magari in Italia per cercare altre conclusioni e altri giudizi. Questo è quello che può accadere per una situazione di questo genere. Ora, il sistema attualmente in vigore prevede questa cosa e secondo me è assolutamente sbagliata e da contenere, perché io capisco la necessità di aggiornare con sistemi informatici il ritiro dei referti, quindi evitare che il paziente vada in macchina a ritirarli di persona magari il referto cartaceo. Però questa tipologia di referti necessita assolutamente della mediazione del medico, quindi il mio, più che un'interrogazione, è un consiglio, che questi referti vadano al medico che ha prescritto l'esame o la biopsia, oppure al medico di medicina generale. Non possono assolutamente essere ritirati personalmente dal paziente, perché affinché non si ingenerino situazioni di grande problematicità. Grazie. Grazie consigliere Solinas, prego assessore Barberini. Accolgo lo spirito della interrogazione, che va nel senso di dare un contributo per migliorare interventi nel campo del servizio, nel settore del servizio sanitario regionale, in particolar modo questo della consegna dei referti. Partiamo tutto da una normativa di riferimento, e la normativa di riferimento è un decreto di un DPCM del 2013, dove sostanzialmente per vincoli normativi si individua come unico titolare del trattamento esclusivamente il cittadino paziente e non altri, non altri soggetti se non espressamente delegati. È chiaro però che le situazioni che vengono rappresentate hanno la necessità di un intervento diverso, più articolato. Sulla base di queste situazioni e considerazioni stiamo lavorando ad un progetto che sostanzialmente è piuttosto articolato e che ha 3 obiettivi. Il primo, quello di avere un progetto che sia sostanzialmente, e quindi azioni che siano sostanzialmente omogenee in tutto il territorio regionale, quindi non differenziazioni a seconda che la risposta sia fatta da un'azienda ospedaliera piuttosto che da un'azienda sanitaria. Secondo aspetto, provare ad adottare quella metodologia che già viene messa in atto, ad esempio per lo screening della cervice, dove ad esempio siamo particolarmente all'avanguardia nella platea che viene interessata da questa attività, dove è il medico refertatore che contatta preventivamente, prima ancora di mettere in rete il referto, che contatta il paziente nel caso in cui il referto sia da specificare, perché appunto vengono rilevate e constatate particolari situazioni o patologie. In ogni caso, il terzo obiettivo del progetto che viene inserito è dare la possibilità
al paziente nel momento in cui farà la richiesta, l'accertamento, di esplicitare il consenso affinché il medico di medicina generale possa liberamente accedere alla rifertazione. Quindi mi sembra una sorta di articolazione che viene incontro alle esigenze in qualche modo rappresentate nella interrogazione. Grazie, prego consigliere per la replica. Grazie assessore, credo che le sue spiegazioni e i suoi indirizzi siano assolutamente condivisibili, spero che si vada in questo senso, ritengo assolutamente necessario, ribadisco il concetto che sia il medico a mediare, ovviamente la questione della priorità rispetto al paziente riguarda la questione della privacy anche rispetto ai familiari, però io credo che la mediazione del medico c'è sempre stata e ci debba continuare a essere, quindi che il paziente autorizzi il medico di medicina generale curante o lo specialista che ha richiesto l'esame a ritirare per suo conto il referto sia un passo in avanti importante che superi queste problematiche che ho rilevato. Grazie. Bene, allora abbiamo concluso la sessione straordinaria del Question Time. Grazie.